Nella sua giornata abruzzese, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, cercherà anche di convincere gli indecisi ad andare alle urne per battere il malgoverno delle destre, i cosiddetti climafreghisti. In corsa per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo, nel cosiddetto campo largo, democratico e progressista, Sinistra Italiana sposa la candidatura alla presidenza della regione di Luciano D'Amico, ritenuto la persona giusta per l'altissimo profilo professionale, la credibilità e la sensibilità politica, caratteristiche che gli hanno consentito di essere sostenuto da una coalizione larga al lavoro per permettere all'Abruzzo di cambiare rotta dopo anni di malgoverno delle destre. Cosa vi aspettate da queste elezioni? Ci aspettiamo di vincerle queste elezioni per cambiare l'Abruzzo, per cambiarlo in meglio dal nostro punto di vista. Che significa? Significa garantire a tutti e tutte di potersi curare, significa garantire agli studenti e alle studentesse di avere una borsa di studio, significa tutelare il territorio meraviglioso di questa regione, smetterla di consumare suolo, di cementificare, fare dei beni comuni un volano per la crescita, per il lavoro, per l'occupazione, per l'economia di questa terra. Significa dare all'Abruzzo un'alternativa di cui ha bisogno anche questo paese di fronte ad una destra che in questi anni, dove governa da anni, e in questi mesi ha portato indietro l'Italia e l'Abruzzo. A proposito di tutela ambientale, chiaramente in Abruzzo in questi giorni di campagna elettorale ovviamente sta tenendo banco la questione del taglio della riserva del Borsacchio, farà visita anche appunto alla riserva del Borsacchio. Ecco, quali sono secondo lei le soluzioni? Intanto la prima soluzione è mettere mano ad uno scandalo, un emendamento nella notte che taglia la riserva. Noi viviamo in un mondo che è ormai assediato, travolto dalla crisi climatica. Solo la destra dei climafreghisti fa finta che non accada. Siamo a febbraio e c'è non solo il sole, è caldo, la neve si scioglie, la siccità incalza, colpisce l'agricoltura a proposito della protesta dei trattori, danneggia le filiere e potenzialmente devasta il nostro territorio. Allora noi dovremmo allargare le riserve invece di tagliarle, dovremmo invertire la rotta. La destra dei climafreghisti fa questo. Ecco, la prima ricetta è fare il contrario di quello che fanno loro.